Salvestrini, fine anno da tradizione, tempo di bilanci anche per quanto riguarda il settore turistico, e il bilancio 2023 del turismo cuneese sembrerebbe essere positivo. Sì, i dati, seppure ancora del tutto provvisori, ci dicono proprio questo. Nei primi 9 mesi dell'anno i dati sono in crescita rispetto al 2022 e anche rispetto al 2019, l'ultimo anno prima della pandemia con cui possiamo fare un confronto serio. Anche i dati per il futuro sembrano essere positivi, e quanto ci dicono dall'Osservatorio Turistico Regionale, che collabora con l'Osservatorio Turistico del Cuneese. Ora, quanto sembra, ciò che manca è solamente la neve. Speriamo che arrivi molto presto per poter chiudere questo 2023 con una prospettiva di turismo della neve davvero degna di nota. Ecco, a proposito di prospettive, quali sono le prospettive e gli obiettivi del turismo cuneese per l'anno a venire, per le stagioni a venire? Ma sicuramente farci conoscere sempre di più, sia a livello nazionale che internazionale. Stiamo portando avanti alcuni progetti molto interessanti, sia a livello transfrontaliero, quindi progetti al COTRA, sia con altre realtà piemontesi e sia così individualmente. Ad esempio, proprio in queste settimane ha preso il via un bel progetto sulla valorizzazione del tartufo nero, che è un prodotto ancora poco conosciuto della nostra zona, ma che merita di essere portato alla ribalta. Le linee di intervento per quanto riguarda la promozione andranno dunque dalla gastronomia fino a ciò che è il nostro punto di forza, quindi le attività outdoor, e proprio nel mese di febbraio saremo presenti per alcune settimane a Monaco di Baviera in un grande magazzino che si chiama Schuster. È un grande magazzino di abbigliamento sportivo enorme, sono 7 piani interamente dedicati alle attività sportive, quindi una vetrina davvero molto importante per parlare delle nostre montagne, di tutte le possibilità di turismo outdoor che possiamo offrire.